Ben ritrovati cari utenti di benessere.com. In questa puntata con la dottoressa Marianna Berizzi parliamo di amore all'epoca di Facebook e dei social network. Dottoressa, possono i social network in qualche modo incidere nel rapporto di coppia e magari essere proprio la causa di una crisi? Di sicuro, i social hanno portato distrazione all'interno della coppia. Un po' di tempo fa, soprattutto noi signore, dovevamo combattere contro la PlayStation, dove potevamo anche andare avanti e indietro un milione di volte in accappatoio, ma se c'era il videogioco appena uscito o se c'era la partita di FIFA da portare a termine, non esistevano altre distrazioni. Oggi la cosa è un pochettino più complessa e complicata. È da sottolineare che un rapporto di coppia nel tempo perda un po' di quel luccichio, perda un po' di quella emozionalità che c'è soprattutto all'inizio del rapporto, perché ci si conosce, perché c'è l'innamoramento e soprattutto perché ci permettiamo l'idealizzazione dell'altra persona. E la coppia diviene anche, giustamente e fortunatamente, il contenitore del nostro quotidiano. Quindi, noi nel tornare a casa, nell'incontrare il nostro partner, rischiamo anche di dare una parte brutta, tra virgolette, di noi, la nostra stanchezza, la nostra faticabilità, il nostro nervosismo. Però questa è la vita reale, il nostro quotidiano. Con un semplice click, invece, noi abbiamo il permesso di entrare in un universo dove, nella maggior parte dei casi, ci è possibile sognare l'altra persona e non conoscerla. Tant'è che non è infrequente che queste relazioni virtuali vogliano restare virtuali. Noi abbiamo l'opportunità di mantenere in vita l'idealizzazione dell'altro. Quindi è come se noi non riconoscessimo ciò che ci racconta l'altro, ma permettiamo a noi stessi di costruirci una storia che ci narra di questa persona che stiamo conoscendo. Vero anche che poi, grazie ai social, si possono prendere due strade. Una strada è quella delle nuove conoscenze e quindi la fuga dalla routine, persone che in maniera consenziente e consapevole vanno a cercare quel brivido, vanno a cercare quell'emozione che solo il corteggiamento, la seduzione, il principio di innamoramento può dare. Dall'altra parte, molte persone vanno a cercare il passato, ovvero quelle persone con le quali si è condiviso il momento più spensierato della nostra vita. È come se questo contatto fosse un elisir di giovinezza e quindi sento tutte le fatiche, sento tutte le mie responsabilità buttate giù dalle spalle e comincio a vivere questa parentesi della mia vita. Soprattutto se ho un partner, se ho un rapporto di coppia, io rischio di metterla in ombra, perché è naturale che trovo maggiore gratificazione in quella chiacchierata, in quella relazione spot di un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, piuttosto che con il mio compagno. Abbiamo una domanda, Barbara, che ci chiede: ho scoperto che il mio fidanzato usa Facebook per conoscere ragazze, flirtare e chattare. Passa le ore connesso e non mi consente di vedere la sua attività. Devo preoccuparmi? Direi di sì perché gli uomini, differentemente dalle donne, su una ricerca, non reputano tradimento il flirtare in rete, ma lo reputano semplicemente un gioco nulla di male. Al contrario, qua questo significa che c'è qualcosa che non sta funzionando nella coppia, che quindi probabilmente ha perso fisiologicamente un po' di quello smalto, un po' di quello splendore. E che soprattutto il proprio partner stia cercando di tenere all'oscuro una parte di sé alla propria fidanzata. Naturalmente una porzione di privacy è necessario per la sopravvivenza della coppia, ma quando arriviamo ad avere una seconda identità, significa che stiamo
mettendo fuori dal nostro mondo la persona con la quale condividiamo la nostra vita, perché vuol dire progressivamente mettere distanza all'interno di una coppia che forse per il momento, che forse per una questione di frequentazione o di altri motivi che possono anche essere esterni, comincia ad andare alla deriva. Il mio consiglio è quello di prendere in mano subito la situazione cercando di parlare, cercando di discutere. Se non si fosse in grado di farlo da soli, ci si può naturalmente appoggiare anche a dei consulenti, a dei professionisti. Una risposta come "ma non è niente di male", io consiglio di non accettarla, perché è vero che può non esserci un contatto fisico, una relazione per quello che noi interpretiamo come relazione o come tradimento, ma dobbiamo considerare che anche con i rapporti, il chattare, noi cominciamo a diventare in tre all'interno della coppia e, come si suol dire, in tre in una coppia è già una folla. A Grazie dottoressa per i suoi consigli. voi. Grazie a voi per averci seguito. Ci rivediamo nella prossima puntata. Arrivederci. A presto.